Siamo nelle scuderie di Cavalli a Roma 2019 e precisamente siamo nella parte di scuderie dove alloggia Natale Chiaudani con i suoi cavalli. Natale, quali cavalli hai portato a Roma? Buongiorno a tutti, ho portato il mio amore Cintender, che è campione d'inverno per due volte, vince sia il Master della Chiesa a dicembre che anche il Master d'Italia due settimane fa a Pontedera. Lui sarà il mio primo cavallo a questo concorso, sarà lui normalmente che farà il Gran Premio, e gli altri cavalli sono Belly Dancer, che gli sta facendo compagnia in tanti risultati. Quest'anno è seconda nel Gran Premio che lui vince a Cattolica, è seconda nella gara grossa che lui vince sempre a Cattolica, la settimana scorsa è seconda in un piccolo Gran Premio, quarta nella gara grossa e sesta nel Gran Premio di Vermezzo, vince una gara grossa al Master della Chiesa a tempo. Una buonissima cavalla del mio amico Fabrizio La Scala, che è qui con me. E poi un cavallo nuovo, anzi altri due cavalli nuovi per me, un cavallo di 9 anni che veramente ha una decina di concorsi nelle gambe, non di più, che sarà un cavallo sicuramente del futuro, ma che avrò bisogno di un po' di tempo per lavorarlo in piano, eccetera. Molto di buona volontà, è già piazzato questa mattina nella gara grossa dell'Una Stella. E poi un cavallo, un figlio di Ciacco Blu, che penso monto da 15 giorni, ma penso possa diventare un buon compagno di gara. Bene Natale, oltre ai protagonisti che ci hai presentato, abbiamo notato due importanti accessori, mi ci piacerebbe che tu ce li presentassi un po' meglio nel dettaglio. La tua sella, le tue selle, le tue staffe. Sì, quest'anno, anzi l'anno scorso, mi sono messo in testa di fare una cosa un pochettino tecnica e aiutato da due amici, la selleria Giannetti per quanto riguarda la messa in produzione della sella e l'amico Roberto, che è un appassionato di cavalli ma che in realtà lavora negli accessori di alluminio delle moto Guzzi, Ducati, Piaggio, eccetera eccetera. Per quanto riguarda le staffe, ve le presento. Questa è la sella con le staffe montate. Le staffe hanno la caratteristica che sono in alluminio e la base, che è una base larga sul quale il piede appoggia bene con un ottimo grip, pesa 3 volte l'arco. Cosa vuol dire? Che in caso uno la perdesse, anche se è molto difficile perderla con questo grip, la staffa cadrebbe subito con la panca più in basso del resto dell'arco e quindi sarebbe facile da ritrovare. Ho anche chiesto a Giannetti che mi fabbricasse questo staffile, che vedete che è molto più largo nella parte anteriore, perché è uno staffile anti-incrocio, cioè non si incroceranno mai con la parte sotto, cosa che invece capita con gli staffili in pelle doppiati a portafoglio, che oggi vanno per la maggiore, quelli che hanno il nylon all'interno. In più la tensione che lo staffile largo provoca con la staffa, la tensione di torsione, impedisce alla staffa di girarsi nel senso opposto, ma di restare nella diagonalità giusta, che ricordo è quella con la parte della panca esterna più avanzata della parte interna. Queste staffe sono realizzate con due tipi di grip. Questo che vedete è un grip da gara, un pochettino più acuminato, e poi c'è anche un grip un po' più piatto per casa. Sono intercambiabili con una semplice brugola che è nella scatola con la quale vengono consegnate. Questa sella, la scatola la vediamo subito, è questa, leggermente elegante, ricambi. Vedete che sono più piatti rispetto a quelli da gara. Io personalmente uso sempre quelli da gara, anche a casa non succede niente, però insomma se qualcuno ha i piedi un po' sensibili dopo un certo numero di cavalli può darsi che brucino un po' le piante dei piedi. A me non bruciano, ne monto da 10 a 12 tutti i giorni, ma sono molto allenato. Questa sella invece ha la caratteristica di avere un arcione in legno, un ottimo arcione prodotto in Italia, di una dimensione giusta per stare lontano dal garrone dei cavalli. È doppiata, per cui non ha il quartiere in cuoio ma il quartiere rivestito in pelle totalmente. La parte
Il quartiere è ancorato con del velcro alla parte sotto della sella, perché così, per evitare che nelle gare grosse, con una sella magari leggermente usata, si potesse avere uno scivolamento del quartiere sotto il ginocchio, che è una cosa molto antipatica. Come avete visto, non ho messo nessun cuscinetto né davanti né dietro, ma ho semplicemente aumentato un po' il volume dell'imbottitura del ginocchio, e per evitare che la gamba scivoli troppo indietro, l'ultimo cuscinetto, sempre doppiato in pelle morbida che fa un ottimo grip con lo stivale, aiuterà in quel caso. Il vantaggio di queste selle doppiate è che anche quando sono nuove è possibile utilizzarle immediatamente in concorso, basta una notte con la notte precedente con un po' di olio Johnson o olio di selleria, che assolutamente rimangono morbide. Non sono delle selle che ci vuole molto tempo per essere fatte come una volta si usava con le selle in cuoio. Trovo che è un ottimo prodotto, abbiamo cercato di contenere il prezzo, è una sella che costa veramente una cifra abbordabile, parliamo di 2500 euro, che oggi è veramente almeno di 1000 euro al di sotto di qualsiasi marchio francese. Non ha paura di confronti, secondo me, l'ho fatta provare degli amici, siamo appena entrati in produzione adesso, ho fatto provare degli amici e sono veramente tutti entusiasti. Per quanto riguarda le staffe, hanno avuto un buon test, perché la squadra italiana ai campionati del mondo aveva queste, Stefano Bresciaroli per il completo aveva queste, abbiamo una testimonial in dressage juniores che le utilizza. La differenza è che quelle da dressage ho cercato di farle, le ho fatte totalmente in colore acciaio, perché il bicolore che dà un aspetto un po' più grintoso a una staffa da sport, da salto, eccetera, forse non piace tantissimo, è leggermente considerata inelegante e inopportuna nel dressage. Si trovano molto bene anche nel dressage, perché anche lì hanno bisogno di un appoggio solido, e si perdono le staffe anche nel dressage. Uno potrebbe non crederci, ma invece è così. Rieccoti il microfono. Grazie Natale, ti ringraziamo tantissimo per queste interessanti spiegazioni tecniche che ci hai dato, ti auguriamo il meglio, un'ottima annata, un'ottima stagione, in bocca al lupo, viva il lupo. Lunga vita al lupo, perché non bisogna dire crepi, esatto. Se crepa il lupo, Roma, se fosse crepata la lupa, Roma non ci sarebbe stata. Esatto, grazie Natale.